Dance music for people who want tomorrow's music today. Today. La vera eleganza è solo col gessato. Bentornati a Made in Sud! Oh, bentornati a Made in Sud! Però piccola donna dalla forma vigorsoliana, puoi anche spostarti perché ora tocca a me. Grazie, andiamo avanti con questo programma molto molto divertente. Basta. Veramente basta. Cosa basta? Basta relegare la donna a semplice ruolo di contorno. Mi sono stufata. Noi donne siamo importanti. Cioè, lo stai dicendo a me? Cioè, certo. Sei il più grande studioso e rispettoso della storia femminile. Rispettoso, scappa la capsula. Aspetta, non te lo togli. Della donna. Guarda, io ho studiato i miti. Dei miti che ci aiutano a capire come e quanto sia importante la figura femminile nella storia. Non ci credi? Guarda, te ne racconto uno. Allora, guarda, ascolta questa leggenda che è molto importante. Dio creò l'uomo. Ah. Mm? Poi creò la cucina. No, veramente. Poi creò il sapone per i piatti. No, guarda. I guanti gialli. E successivamente la donna. Sì, vabbè, cioè, sì. Come no? Sì, sì, vabbè. Ma dove l'hai letto sto fatto? L'ho letto, l'ho studiato anni e anni e anni e anni. Vabbè, comunque tu studi le donne, sì. Io invece studio gli uomini, perché devi sapere che ho fatto ultimamente un'indagine molto seria. Sì? Esattamente. Ho messo due uomini a confronto, due uomini che sono praticamente diversi, i due opposti per antonomasia. Sì? E praticamente però non è andata molto bene questa indagine. Perché? Perché loro sono proprio diversi in tutto e per tutto. Ma io voglio accorgermi. E adesso, adesso vedrai. Ivan e Cristiano! Mamma mia, loro no! No! Compilare l'apposito modulo e consegnarlo alla cassa. Mi scuso! Ma non sta scritto qua sopra, non riesco a leggere. Ma vede, questo Megastore sta facendo una ricerca di marketing per conoscere meglio i gusti dei clienti su musica, libri, CD. E così mentre uno infila lo compila. E ci vanno le batterie. Ecco, c'ho la penna elettrica, mo te la do in faccia. Ma che cosa dice? Deve scrivere. Ah, e non c'ho la penna, c'è un po' per ciascuno la vostra. Facciamo un po' per ciascuno. Dove colloca ladri di biciclette? Nel neorealismo. A Pusuriolo. Un urlo inquietante. L'urlo di Munch. L'urlo di mia moglie. Quale preferisce di Madonna? Like a Virgin. Che vuoi pompeo. Se dico giallo penso a... Facile. Agatha Christie. Facile. E rende mia suocera. Cosa è? Puoi finire la stupidaggine. Basta con questo questionario, allora. E si faccia più dietro, si metta in fila. Avete comprato un libro? Sì, Banana Yoshimoto. E lo tenevo un bollino blu a coppa. Ma che cosa dice? Guardi che questa è arte. Io poi ne capisco di arte, visto che con l'arte ci lavoro. Ah, che lavoro fate? Io sono il responsabile di un'azienda che si occupa di lanciare nuovi talenti musicali sul mercato nazionale ed internazionale. E cre? Sono un produttore discografico. E lei di chi si occupa? Io sono responsabile di un'area destinata al lancio e alla vendita di musica ad un prezzo concorrenziale del mercato cittadino ed extracittadino. E cioè? Tengo a bancarelle CD false. Via. Ma che cosa dice? È meglio che telefono al mio socio. Ma che io chiamo il mio? Ciao Alfio! Ehi, hey, ciao Alfio! Tutto bene in azienda? Tutto a posto la bottega? Sai che ti dico, hai fatto davvero un buon lavoro, fa molto trend. Sai che ti dico, abbiamo fatto trend, facciamo trend uno. Ora sto lanciando un nuovo gruppo, si chiamano i Gentlemen. Ora sto lanciando un nuovo gruppo, ma i Gentlemen.
giorno un suono metropolitano. Sono andato in una metropolitana. Ma sono anche un po' figli del country. Ma sono provato figli del country. Sì, sì. Sono arrivate le prime ammiratrici, le ho mandate al fan club. Sì, sì, sono arrivate le ammiratrici, mandate a fanculo. Ah, sì, sì. Ma li esporteremo. Venerdì siamo a Monte Carlo. Li esporteremo. Venerdì siamo a Monte Santo. E per festeggiare andremo tutti al Billionaire. E per festeggiare ci abbuffiamo i San Peter. Faremo i fatti. Weekend, yeah. Si fatta fatti in due weekend, eh. Comunque, se volete potete comprare pure il CD da me. Faccio un pezzo speciale, 3 CD 5 euro. Ma che cosa dici? Ma come si permette? Ma guarda questo, è meglio che me ne vado. Ma vedi cosa da fare per zumbare una figlia?